Venerdì 9 febbraio, in primo piano nel TGL News, purtroppo ancora casi di bocconi avvelenati, due morti sospette di cani ad Ancarano. Si ipotizza proprio l'avvelenamento di un boccone per questi poveri animali. Salsiccia al topicida invece a Podenzano, Akira però è stata fortunatamente salvata dal veterinario. Resta però questa emergenza perché sono tantissimi i casi che si sono verificati negli ultimi mesi. Proprio pochi giorni fa un cane a Morfasso, in 9 anni almeno 200 i casi sospetti trattati dall'istituto zooprofilattico del nostro territorio, un terzo dei quali sicuramente riguardante un avvelenamento, gli altri restano comunque morti sospette. Parliamo poi dell'incidente che si è verificato ieri sera in via Rigolli in città. Un conducente ha perso il controllo, si è schiantato contro la cancellata, è in condizioni molto gravi all'ospedale di Piacenza. Continuiamo ad occuparci della candidatura di Piacenza a capitale della cultura italiana del 2020. Oggi parla il creativo Paolo Guglielmoni. Le eccellenze, dice, non mancano di certo, bisogna reinventarle, reinventare il modo anche di comunicarle per attirare il turismo culturale che è in forte crescita e potrebbe essere davvero adatto alle caratteristiche della nostra città. Chiudiamo parlando della nostra programmazione, perché questa sera alle 21 torna Nel Mirino, condotto dal direttore Nicoletta Bracchi. Due esperti di Pilates, Maria Cristina Ferri e Antonio Vaccari, saranno gli ospiti con tanti consigli utili. Prima, alle 20:30, torna anche la rubrica L'Alpino, dedicata ovviamente alle penne nere. Dalla sicurezza alimentare allo slalom gigante sugli sci, si parlerà davvero di tanti argomenti. Tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it nel TGL delle 13:15.